Queste sono le New Balance 1080 V13 e rappresentano una delle scarpe più morbide presenti sul mercato, ma soprattutto la più leggera 1080, una delle scarpe che è migliorata di più rispetto agli anni precedenti, ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche. La versione 13 pesa soltanto 263 grammi, quindi è diminuita di 28 grammi, drop 6, 38 mm nel tallone, 32 mm nell'avampiede, quindi seppure alzata rispetto al modello precedente, credo che nel passato la concezione generale sia che una scarpa di questo tipo richieda una protezione eccezionale perché viene utilizzata da podisti amatori di tutte le stazze. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le 3 cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa e in che condizioni la utilizzerei. Rispetto ai modelli precedenti, la tomaia è rimasta in knit, ma in questo caso è molto meno elasticizzato. Questa cosa da un lato vi consente comunque di poterla utilizzare in maniera molto confortevole, dall'altro garantisce il fatto che anche nei cambi di direzione non avrete problemi e questa cosa vi permette una migliore stabilità rispetto al passato. Nella parte anteriore lo spazio dell'avampiede è medio largo e soprattutto questa scarpa è abbastanza traspirante, anche se probabilmente durante la stagione estiva qualcuno di voi potrebbe avere qualche problema. Ho apprezzato sicuramente il fatto che la linguetta a soffietto sia molto stabile, ma al tempo stesso paffuta. I lacci restano allacciati in maniera precisa grazie a una distribuzione della pressione sul collo del piede in maniera ottimale. Ho amato anche la struttura degli occhielli, che sono assolutamente simmetrici e vi consentono di allacciare questa scarpa in maniera stretta o larga a seconda delle vostre preferenze individuali, che in una scarpa di questo tipo è fondamentalmente una caratteristica necessaria perché il nostro corpo è assolutamente diverso. Ho amato poi la protezione nella parte anteriore, la presenza di una conchiglia relativamente rigida nella parte posteriore che consente una stabilità migliore rispetto ad altre scarpe di questo tipo, soprattutto con la stessa morbidezza. Ci ricordiamo tutti il tallone delle 1080 V11, che non era forse il non plus ultra del design. Non è presente un pull tab, ma l'ingresso del piede nella scarpa stessa è facilitato anche da questa struttura molto morbida nella parte superiore del tallone, cosa che potrebbe piacere ad alcuni podisti amatori, anche se sappiate che comunque la rigidità del tallone stesso permette di correre davvero in maniera molto stabile. A completare poi il design, l'imbottitura interna è discreta ma non a salottino, e invece sulla parte esterna noterete una piccola struttura plasticosa che consente un bloccaggio del piede davvero molto buono, anche se tutto dipende come al solito da come allaccerete le scarpe. Da notare infine la presenza del logo New Balance sulla parte esterna più grosso, sulla parte interna più piccolo, che anch'essi garantiscono un miglior bloccaggio del piede. Per quanto riguarda il numero, suggerirei lo stesso numero americano degli altri marchi, o ovviamente lo stesso numero in casa New Balance, perché secondo me lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono, anche se il volume non è eccezionale, però comunque non credo che sia necessario prendere mezzo numero in più, anche perché questa scarpa è davvero comodissima e quindi forse non vale la pena prendere mezzo numero in più. È chiaro però che l'elemento distintivo di questa scarpa 1080 V13 è assolutamente il Fresh Foam X, che è fondamentalmente almeno il 20% più morbido rispetto, e in effetti all'equivalente, io ho soltanto la versione trail rispetto ad altri modelli della stessa mescola. Ho apprezzato il fatto che molto probabilmente questa scarpa è meno densa e da qui i 28 grammi in meno sulla stessa taglia di questa 1080. Ho amato la presenza di schiuma nell'avampiede, 32 mm, una morbidezza unica, comunque una flessibilità della scarpa stessa che vi consente di correre davvero in maniera abbastanza reattiva, ma soprattutto davvero sul cuscino. Ho amato tantissimo il tallone smussato, per chi dovesse appoggiare di tallone noterà uno smorzamento delle forze eccezionale. Sappiate comunque che il drop 6 potrebbe essere ancora a livello dinamico inferiore, quindi tenete in considerazione questa cosa nella scelta di acquisto, anche se comunque a livello di stabilità questa scarpa è assolutamente incredibile, e rispetto al modello trail, che ha una base molto più larga,
credo che sia davvero la scarpa tra le più stabili presenti sul mercato per modelli che non abbiano un controllo antipronazione, anche perché comunque la scarpa resta stabile e di conseguenza non vi garantisce nessun supporto in nessun modo, e quindi tenete conto che questa scarpa può essere utilizzata soltanto da podistamatori con un appoggio nero. A livello di battistrada lo spazio nell'avampiede è abbastanza buono, la presenza di gomma è discreta ma non aspettatevi una quantità eccezionale, la struttura è a tasselli ovali, la gomma stessa è relativamente morbida e in effetti la corsa con il Vibram dà la sensazione che questa scarpa sia molto più dura, mentre con le 1080 non avrete quasi nessun problema di cambi di direzione, nella parte posteriore è diminuita la quantità di mescola esposta, cosa che secondo me è stata una scelta di design molto buona. Sappiate però che questa mescola un po' più morbida potrebbe, per chi dovesse strisciare come tra l'altro il sottoscritto, avere una durata un po' inferiore rispetto a quanto invece potrebbe essere con altre scarpe che chiaramente però hanno il trade-off di 30-40 grammi in più di peso della scarpa stessa. Infine il design della scarpa prevede una gomma più dura nella parte interna, cosa che assolutamente per chi appoggiasse di tallone è davvero ben gradita, mentre per chi appoggiasse di avampiede probabilmente vorrebbe sulla parte esterna questa gomma dura, che di fatto nel mio caso dopo 150 km o forse qualcuno in più si sta consumando un po' più di quello che mi sarei aspettato. A livello di soletta poi è assolutamente estraibile, la soletta è premium, ma questa scarpa quindi potrebbe essere utilizzata anche dai podisti pronatori che avessero dei plantari personalizzati, anche perché il peso non eccessivo di questa scarpa vi consente di correre con dei plantari personalizzati. Ho amato il fatto che questa scarpa a livello di ritmi vi potrebbe consentire di correre dai 7 al chilometro, proprio per la morbidezza della scarpa stessa, fino, secondo me, ai 4 al chilometro. La mescola è relativamente, tra virgolette, reattiva, però credo che non riuscirete, ho fatto i confronti con altre scarpe della stessa categoria, a correre molto più velocemente, soprattutto perché la morbidezza comunque non offre quella reattività che invece magari altre mescole potrebbero offrire, ma non credo che questo sia uno dei valori aggiunti di questa scarpa, però comunque credo che potreste utilizzarla per correre davvero a lungo e addirittura forse anche per 100 km. E quindi a chi è adatta questa scarpa? Sicuramente al podista amatore evoluto che volesse utilizzarla per correre i lunghi lenti o comunque in generale le corse rigeneranti, ma anche per il podista alle prime armi che cercasse una scarpa super elegante che consenta comunque di avere una morbidezza eccezionale durante le corse, la raccomando per tutte le stazze del podista amatore, anche per chi eventualmente pesasse 90 kg, sapendo però che comunque è pensata per un appoggio assolutamente neutro. Tra l'altro sarebbe davvero morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, saranno sempre copiose e comunque buy me a coffee nel caso in cui vogliate una recensione particolare, scrivetemela qua sotto. Non sono tutte rose e fiori, in effetti la prima cosa che ho notato è chiaramente il fatto che questa scarpa a livello di tomaia potrebbe essere utilizzata in primavera, in autunno, in inverno e soprattutto quando la temperatura non è superiore ai 30 gradi. Se invece lo fosse, chiaramente New Balance ha delle scelte alternative. Nella stagione estiva questo knit potrebbe essere un po' caldo, però questo ovviamente dipende molto dal vostro piede. In secondo luogo, questo Fresh Foam X è veloce ma non velocissimo e probabilmente è più adatto per i lunghi lenti che per i lunghi qualificati, ma credo che questa scarpa non emerga in termini di brillantezza per allenamenti veloci e per ripetute, quindi non credo che la utilizzerei come scarpa unica. Infine, a livello di battistrada, sicuramente la trazione è migliorata rispetto ai modelli precedenti, resto però un po' scettico nella parte posteriore dove di fatto la parte esposta probabilmente si rovinerà molto rapidamente, la parte laterale potrebbe al tempo stesso consumarsi anch'essa rapidamente. Credo che miglioramenti siano stati fatti, però sappiate che se la utilizzate per tutti i giorni per un certo periodo potreste vedere consumata la parte posteriore prima dei 500 km.
A livello di durata, la scarpa tenderà a durare tra i 700 e gli 800 km. La mescola è molto morbida, ma al tempo stesso non ha mostrato nessun segno di usura dopo 150-200 km, mentre il battistrada potrebbe avere qualche segno di usura, soprattutto se tendete a strisciare. La Tomaia, che era uno dei talloni d'Achille nei modelli precedenti, non credo invece che si usurerà nemmeno dopo 1500 km. In conclusione, ritengo che la versione 13 della 1080 possa essere adatta a tutti i podistamatori di tutti i livelli. La scarpa è migliorata significativamente grazie soprattutto alla diminuzione di peso, alla morbidezza incredibile che vi consentirà di correre sul cuscino senza di fatto avere problemi di stabilità, cosa che invece è un trade-off in altre scarpe. Ho amato anche la flessibilità della scarpa stessa. Forse non è la scarpa più veloce e quindi non la ritengo utilizzabile per correre in maniera veloce, però secondo me Good Job New Balance la raccomando caldamente a tutti i podistamatori e la metterò questa scarpa nelle prime tre posizioni nella classifica che pubblicherò tra qualche giorno. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare il coniglio, ciao alla prossima.